Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi vi parlo di un libro bellissimo del quale non vedevo proprio l'ora di parlarvi perché l'ho terminato pochi giorni fa in una valle di lacrime, è stato meraviglioso e quindi bando alle ciance, oggi si parla di Nowhere Girls di Amy Ree, ovvero questo bellissimo librino in cui come vedete ho segnato un po' di cose perché mi ha veramente regalato un sacco di cose preziose e sono molto felice di potervene parlare, credo che dargli spazio sia utilissimo. C'è anche in italiano, quindi questa è una cosa ancora più incredibile, l'edizione dovrebbe essere PM, io invece ho quella della Item Books, in inglese, in lingua originale. Prima di iniziare la recensione, come sempre vi ricordo che se volete sostenere il mio canale perché quello che faccio vi piace, vi diverte, ci trovate qualcosa di interessante, potete sicuramente iscrivervi al canale ad attivare la campanella, seguirmi su Instagram e sui social e se poi per i vostri acquisti Amazon utilizzate i link che vi linko giù nell'info box io ne ricevo una piccola percentuale che mi dà una mano a mandare avanti il canale. Detto ciò, passiamo direttamente alla recensione perché ne abbiamo veramente tante da dire. Parto subito col raccontarvi quello che è successo alla fine della lettura di questo libro. Io sono finita in una valle incredibile di lacrime perché questo libro mi ha veramente dato una grandissima speranza e non saprei come descriverlo in un altro modo. Comunque devo dire che la sensazione perenne che io ho avuto leggendo questo libro, nonostante le cose orribili che accadono all'interno di questo libro, mi ha proprio fatto pensare che l'umanità, anche quella fictional, un po' di speranza ce l'ha ancora e che c'è modo di progredire. Ma prima di spiegarvi bene questo concetto, partirei col raccontarvi che cosa succede all'interno di Nowhere Girls e di cosa stiamo parlando. Parliamo di tre ragazze che si incontrano per caso, che potremmo definirle un po' le misfits della scuola, quelle un po' ai margini delle reiette, un po' che nessuno calcola e che nessuno vuole calcolare. La prima che incontriamo è Grace, che si è appena trasferita in città e che è un po' sovrappeso e che è molto cristiana e partecipa attivamente alle attività della chiesa perché la madre fa parte proprio di questa congrega molto particolare. Di queste ragazze ho amato tantissimo il fatto che si accenna al fatto che sia sovrappeso e a volte lei fa delle considerazioni al riguardo, ma che questo non andasse a definire il suo personaggio. Quindi lei non è la ragazza grassa che fa parte del libro, lei è Grace, che tra le varie cose ha anche questa caratteristica, perché a volte accade che quando c'è un personaggio con una diversità questa diventa l'unico punto della narrazione. In realtà è molto brava Amy Reid perché tramite le diversità racconta una storia vera di un personaggio e non va a raccontarla solo tramite questa caratteristica. Comunque Grace si trasferisce in città e incontra due amiche, potremmo definirle, che sono un po' strane. La prima è Rosina, che è il mio personaggio preferito. Rosina è di origine messicana, ha una famiglia completamente fuori di testa, numerosissima. Lei vive con la madre che è vedova, quindi ha perso il padre ormai da diverso tempo e deve contribuire proprio invece alla gestione della famiglia e delle attività familiari. Infatti lei fa la babysitter per tutti i cugini che sono tantissimi e sono molto giovani o molto piccoli fino ad arrivare agli adolescenti poco più giovani di lei e lei si occupa continuamente di fare da babysitter a loro. In più lavora anche per il ristorante di famiglia per dare una mano, ma non è che sia proprio una scelta, è obbligata. Io sono con te, Rosina. Lei come valvola di sfogo da tutta questa follia ha quella di ascoltare musica rock, lei soprattutto è appassionata di band metà 80, comunque 80 e inizio anni 90, è una grande appassionata delle Riot Girls, la sua band preferita, sono le Sleater-Kinney e comunque cita un sacco di gruppi che io amo, quindi le voglio un sacco bene, le Runways, le Bikini Kills, le L7, insomma va bene. Ah, è lesbica, piccolo appunto. E poi incontriamo Erin, che è un personaggio secondo me dei più riusciti e dei più validi all'interno della narrazione. Erin ha la sindrome di Asperger, che è una sorta di forma di autismo. A volte è molto invalidante, nel senso che crea difficoltà nella correlazione con gli altri e in generale
nell'autismo la correlazione con gli altri è estremamente difficile, ma Erin viene considerata una altamente funzionale dalla madre perché ha un'intelligenza molto superiore alla media, ma ovviamente ha delle difficoltà nel relazionarsi con gli altri. E la cosa interessante è che introduce questo discorso sull'autismo e sul rapporto che l'autismo ha con l'esterno e come le persone che ne soffrono vengono percepite come fredde e insensibili, quasi distaccate dalla realtà, chiuse nel loro mondo, ma che in realtà hanno moltissimo da raccontare e che non sono assolutamente fredde e distaccate, solo che a volte sentono, sono troppo sensibili per riuscire ad avere dei rapporti che noi consideriamo regolari. Hanno un codice che è molto diverso dal nostro a volte, ma che non li rende diversi anche nel provare sensazioni, li rende solo forse più sensibili. È forse uno dei primi libri che leggo dove c'è questa rappresentazione in un contesto che richiede tanta socialità e dove si contestualizza la sua storia, ci fa vedere qual è il suo percorso e soprattutto dove vengono prese in considerazione le sue sensazioni che sono tanto contrastanti visto tutto quello che le succede, e mi ha davvero emozionata molto. Questi tre personaggi, che sono Erin, Grace e Rosina, si incontrano un po' per caso e decidono di unirsi per raccontare diversamente quello che è avvenuto a una loro compagna di scuola, che ora non c'è più, si è dovuta trasferire dopo essere stata violentata perché non è riuscita a sopportare il trattamento che tutta la scuola le ha riservato e che non ha compreso che fosse lei la vittima, ma ha cercato sempre di difendere chi è stato accusato di violenza e di sminuire quello che è stata la sua storia, quello che è stato il suo percorso, come spesso avviene, e infatti ve ne parlavo nel video sulla rape culture. Nessuno le ha creduto, o in pochi le hanno creduto, ma anche tantissimi di quelli che le hanno creduto hanno deciso di non parlare e di non difenderla. E così quelli che l'hanno stuprata l'hanno passata franca, ma non si sono fermati, perché chiaramente se il gioco vale la candela, visto che è così facile uscirne, ci sono sempre più vittime all'ordine del giorno. C'è questo clima di silenzio, questo clima dove non si può parlare, che è parecchio insopportabile. Queste tre ragazze infatti si batteranno per lei, cercheranno di raccontare quello che nessuno ha voluto ascoltare quando Lucy, questa ragazza, era a scuola, per dare la possibilità anche ad altre persone di raccontarle, di venire fuori con le loro storie. Fonderanno quelle che sono le Nowhere Girls, quindi un gruppo di ascolto fondamentalmente, dove ci sono persone che si scambiano pareri o anche solo che raccontano le proprie storie, le proprie difficoltà e quelle che le manda in crisi, il rapporto che hanno con i ragazzi, con le ragazze e le dinamiche difficili che si instaurano in una comunità dove si dice la verità. E quante più persone si uniranno a loro, sempre più grande sembrerà questo cambiamento, perché inizierà una vera e propria rivoluzione che parte dalle ragazze, ma che non coinvolgerà solo loro. Ovviamente questa è una generica sinossi di questo libro che racconta molto poco di quello che c'è dentro. Io è per questo che odio fare le recensioni partendo dalla trama, e in questo caso secondo me era doveroso perché questo libro affronta davvero un sacco di tematiche interessanti. Il modo in cui Amy Reid le narra è veramente toccante e meraviglioso, perché si mette proprio al pari dei personaggi che sta raccontando. È anche bravissima a scandire le personalità e i diversi punti di vista dei tre personaggi principali, ma non solo, perché ci sono dei capitoli che sono anche raccontati da questo Als, che sembra quasi una bolla di pensieri che coinvolgono sicuramente le protagoniste, ma anche tante ragazze della scuola, che coinvolgono tante ragazze della scuola anche senza nominarla a volte, ma che con un solo pensiero ci fanno capire anche quanto è sfaccettato, quanto è complesso tutta questa vicenda che sta accadendo e come ognuna si interroga anche sul proprio ruolo in questo cambiamento, se deve farne parte, se può farne parte, se la sua posizione è legittimata. Ho adorato anche come la diversità non venga buttata lì giusto per dare un senso alla narrazione, oppure per dire ok, questa ce l'ho, la ragazza messicana, quindi diversity di etnia,
etnia lesbica ce l'ho, la ragazza autistica ce l'ho, la ragazza cristiana ce l'ho, la ragazza strana ce l'ho, la ragazza nera ce l'ho. Insomma, non è quello lo scopo, c'è tanta diversità, ma perché secondo me racconta anche la complessità della nostra società, il fatto di non voler vedere che ci siano tutte queste persone che anche all'interno della propria diversità hanno ulteriore diversità, hanno pensieri diversi. Secondo me è realistico, è molto veritiero, è molto toccante anche per la bravura in cui Amy è riuscita a muoversi all'interno di tutte queste teste. Noi soprattutto affrontiamo i pensieri e le sensazioni di queste persone. È stato toccante in moltissimi passaggi vedere quello che era la loro esperienza, anche non legata proprio allo stupro, perché fondamentalmente sono poche le ragazze che dentro questo libro ne parlano, ma vedere come sono immerse in tutti i loro pensieri, anche nelle difficoltà e nelle cose orribili e terribili che ci colpiscono nel nostro quotidiano, e tramite gli occhi di tre ragazze qualunque che potrebbero essere davvero una di noi in ogni caso, per me è estremamente efficace ed è molto molto emozionante. E questo libro affronta tantissimi temi, dei quali alcuni terribili e alcuni estremamente difficili da gestire. Parla dello stupro, parla della violenza, della rape culture, dell'omertà generale, della sensazione di non essere mai ascoltate, di non essere mai credute, capite. Parla di slut shaming, di body shaming, del consenso, soprattutto indaga quello che è il victim blaming, quindi come sia un meccanismo contorto e malato. Affronta anche il problema delle sentenze giuridiche, della difficoltà di ottenere delle sentenze a favore delle vittime, poi parla anche del danno d'immagine, della difficoltà di reinserirsi in una comunità da vittime e non da, diciamo, e non da violenti. Parla di sessismo, di misoginia, di tante tante questioni, ma non solo, cioè questi sono i temi più amari forse che emergono dal libro, più terribili, che proprio ti fanno arrabbiare, perché questo libro ti fa arrabbiare tantissimo, e allo stesso tempo ti fa piangere tutte le tue lacrime, dall'altro però ti accende una fiamma, perché in questo sta la forza del libro, perché sei arrabbiatissima da un lato, ma dall'altro non puoi non essere consapevole che questo libro un po' sposta l'equilibrio. Quando dicevo non solo, perché ci sono tanti temi che spesso non vengono neanche affrontati in moltissime storie, ma il creare una società di ragazze, un gruppo di ragazze, e parlarne anche con l'esterno, quindi anche con tantissimi ragazzi che vengono coinvolti, porta anche alla discussione sulla masturbazione femminile, che è un grande tabù, sulla verginità, su altri tabù sessuali, di cosa è consentito, cosa non è consentito, anche visioni diverse, perché ci sono voci nei capitoli AS dove ci sono un po' quelli che si sentono spaventati dall'entrare in questo gruppo. C'è una ragazza nera che dice sì, però quello è un gruppo per bianche, è un gruppo dove loro possono parlare dei propri diritti e delle proprie storie, ma chi capirà mai quello che provo io? Oppure c'è una ragazza cristiana molto estremista quasi da alcuni lati che dice anche io vorrei partecipare alla discussione, ma chi mai capirà le mie posizioni? Chi mai capirà che io voglio arrivare vergine al matrimonio? Chi mai capirà che io non credo nell'aborto e che credo che sia un omicidio? Ci sono tantissime voci che tra l'altro sono molto contrastanti tra di loro, oppure c'è una ragazza che viene definita da tutta la scuola una troia, quindi c'è slut shaming proprio a manetta, ma che anche all'interno del gruppo non trova un appoggio da tutte le ragazze, mentre c'è chi cerca di dire ragazze non dovete incolpare lei, dovete incolpare i vostri fidanzati se hanno dormito con lei. È comunque conflittuale la situazione, è difficile. Poi si parla di razzismo ovviamente, di omosessualità, e si parla tantissimo anche delle condizioni psicologiche che sono sia quella di Erin che vive con questo autismo grazie all'Asperger, e poi ci sono invece condizioni psicologiche post trauma che non vengono quasi mai affrontate, che sono difficili da affrontare. Mi è piaciuto moltissimo anche il fatto che era un po' la critica che alcuni avevano fatto a Moxie, ovvero che i ragazzi siano solo degli stereotipi che vengono vittimizzati nel caso in cui non diventino sostenitori, che non trovo corretta, nel senso che secondo me sono entrambe due parabole o comunque due metafore sulla nostra società che per espedienti letterari hanno un po' necessità di estremizzare le vedute, se no non so come dire, non è sempre così evidente quando c'è della rape culture e quando c'è del sessismo.
molto sottile a volte. Però invece Nowhere Girls in questo caso tiene sicuramente in grandissima considerazione la parte delle ragazze, perché sono loro che fondano il movimento, sono loro che vengono violentate, sono loro che devono per necessità portare fuori l'argomento, iniziare a coalizzarsi, iniziare a creare questo gruppo. Ma si è dato tanto spazio ai sostenitori del movimento e anche come il cambiamento possa avvenire, perché infatti in questo caso ci sono differenti personaggi maschili, ma non solo, insomma si parla anche di transessualità, eccetera, che diventano alleati, che sostengono la causa delle ragazze e che dicono basta a un certo punto a questi comportamenti, che iniziano a fermare, a bloccare, che si prendono delle botte anche per difendere le loro posizioni e che imparano insieme tutti a cambiare, a trasformare anche quella che è la loro piccola comunità, anche se è una comunità scolastica, è una comunità importante che può cambiare perché determinerà tantissime vite e che insieme trovano la strada giusta e che insieme cercano questo cambiamento e che imparano a rispettarsi a vicenda. Davvero, questo libro mi ha dato un sacco di speranza, perché mi ha dato speranza, non riesco bene a definirvi perché, cioè perché vedere che comunque ci sia la possibilità di esprimere queste cose, ci sia la possibilità anche di portare insieme delle ragazze molto giovani, che in questo caso secondo me un po' vengono elevate nei pensieri da quello che è il pensiero più dell'autrice, perché ci sono discussioni abbastanza impegnative che magari non dico che le ragazze molto giovani non possono fare, che però in quella determinazione, in quella diciamo chiarezza nella logica, in quella spinta proprio nel buttarsi a fare una cosa del genere, dove magari i ragazzi sono un po' più intimoriti, ci ho visto magari una persona un po' più adulta. Ma questo non va a invalidare assolutamente quello che è il messaggio di Nowhere Girls, perché ho apprezzato come abbia cercato di vedere anche le contraddizioni, come abbia cercato di cercare voci dissonanti, le difficoltà che ci sono all'interno anche solo di un piccolo movimento che parte dal basso e che cerca di modificare, cambiare la mentalità di una piccola comunità. Perché il tema è assolutamente complesso e non c'è una soluzione unica, non c'è una soluzione veloce, facile, realizzabile in una settimana. Nessun problema al mondo è così facile. Alcuni sì, lo sono, non questi. Questi sono cose culturali, queste cambiano negli anni. L'idea di fondo del riunirsi, del parlare, del cercare di mettere in piedi delle discussioni e di scambiarsi anche solo le proprie sensazioni, senza invalidare quella che è la sensazione di un altro che magari la pensa totalmente diversamente da te, è una cosa molto importante, secondo me. Ho sentito davvero tantissima empatia all'interno di questo libro e la speranza me l'ha data proprio il fatto che tutte queste cose orribili che accadono e la drammaticità di quella che è la storia che noi leggiamo, che fondamentalmente potrebbe essere una storia che accade in una delle nostre scuole, ma davvero, quello che mi ha dato empatia e quello che mi ha dato speranza è che si accende comunque la fiamma, cioè c'è qualcosa che ti si scatena dentro, c'è qualcosa che comunque cambia anche in te, lettore. Ci sono giusto un paio di cose che non mi sono piaciute. La prima, sicuramente, è una frase sulle persone trans, che in realtà ho capito cosa voleva dire, ma è stata buttata giù male. Nel senso che all'interno di Nowhere Girls c'è un personaggio che ha un fratello F2M, quindi una persona transessuale, e parlando proprio di transessualità dice questa cosa non proprio brillante, del tipo: se avessi voluto essere una ragazza i miei genitori non me l'avrebbero permesso, ma se è una ragazza diventare un uomo allora ok, che è un po' sessista. Però poi ho cercato di capire che effettivamente era la voce del ragazzo che non era assolutamente istruito nel farlo e nel parlare di queste cose, non aveva proprio la cognizione di quello che stava dicendo probabilmente. E in più, al di là dell'essere molto sessista, si dà per scontato che una persona trans scelga, cioè come se fosse una scelta essere una persona transessuale. La transessualità non è una scelta, tu se non ti identifichi nel sesso di nascita non scegli di appartenere a un altro sesso, tu ti senti appartenente a un altro sesso, tu sei quel sesso, non ti identifichi con quello che è la tua biologicità. E questa è una cosa che secondo me
va sottolineata sempre perché bisogna smettere di pensare alla transessualità come una scelta, un hobby, un oggi cosa facciamo, cambiamo sesso. Non è così. Cioè, è un processo molto lungo e complesso e sicuramente non avviene mai senza sofferenze. E poi in generale un po' la rappresentazione degli adulti non mi ha fatto impazzire. Diciamo che è tutto molto estremizzato all'interno di Nowhere Girls perché c'è bisogno di fare questa sorta di paragone o di insomma metafora con la realtà. E quindi è molto inverosimile il rapporto gerarchico che avviene all'interno del libro. Cioè, c'è un po' questo complotto totale, tutti contro le ragazze, tutti che difendono gli stupratori, dal preside allo sceriffo, alle famiglie. Insomma, sicuramente scuoterebbe un pelo di più le coscienze, e anche il giudice non potrebbe permettersi di bollare tutto, di insabbiare tutto, eccetera, eccetera. Forse almeno non in maniera così semplice. E soprattutto lo sceriffo, non è che puoi bollare ogni caso. Vabbè, ci sono casi in cui avviene, meglio che sto zitta, però magari non in maniera così estrema. Cioè, è una metafora sicuramente della società che cerca di insabbiare, nascondere, minimizzare le cose orribili che accadono al suo interno. Ma secondo me in quel punto almeno si poteva scegliere una strada un po' migliore, anche un po' un risvolto più realistico, quantomeno, ecco. Non che questo però vada a intaccare in alcun modo il messaggio finale e la sensazione di speranza che mi ha dato. Queste sono davvero piccole cose perché ci sono un sacco di spunti molto, molto validi all'interno di Nowhere Girls. Io alla fine gli ho dato 5 stelline su 5 perché se le merita, non è che non se le merita tutte. E davvero, questi piccoli errori, piccoli, sono scivolate, anche nei libri migliori qualcosa non è mai perfetto, però questo non potrebbe mai andare ad intaccare la sensazione di speranza che ho provato io leggendo questo libro, perché è impossibile, cioè non è possibile che qualcosa vada a scalfire la bellezza e la gioia, l'emozione, la rabbia anche, tutte le sensazioni, perché è veramente un libro di pancia, secondo me, come tutto il tema che ha deciso di trattare, e quindi niente. Questa è la fine della recensione. Io spero di avervi incuriosito e spero che questo libro arrivi a più persone possibili. Se lo leggete, fatemelo sapere. Se lo avete letto, fatemelo sapere. Io ci tengo tantissimo. E niente, come sempre, vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo insieme a me e direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!